Eccoci qui, ciao, ciao a tutti. Allora, oggi farò un video molto, molto veloce perché comunque ne ho diversi in programma, ma oggi penso di riuscirne a fare solamente uno, forse. Adesso l'altro non so se riesco, comunque se dovesse riuscire mi vedrete vestita ovviamente uguale. Per quello, ecco, non è che non amo cambiarmi, però insomma, essendo la stessa giornata, è per quel motivo, insomma. Allora, questo video è per farvi vedere alcune cose che mi ha inviato una ragazza, Federica, artigianato gioielli per intenderci, perché ha indetto un concorsino sul gruppo appunto su Facebook e io ho vinto, sono stata molto fortunata, e ho vinto questo concorsino dove appunto lei, a chi avesse mai vinto, inviava un pensierino, insomma, no? Un qualcosa di bello che aveva appunto. Che aveva lei, insomma, no? Oggi non mi vengono le parole, scusate, ma sono un po' stanca, sono appena tornata da fare una spesa allucinante, quindi ieri uguale, quindi sono un po' stravolta da queste giornate in continuo, in assoluto movimento, quindi riesco a fermarmi adesso, ad avere 5 minuti adesso, insomma. Allora, vediamo subito, vi faccio vedere. Innanzitutto mi è arrivato tutto tramite raccomandata, quindi lei giustamente preferisce inviare tutto tramite raccomandata ed è anche la cosa più corretta secondo me, perché almeno uno può vedere la tracciabilità e è una tutela anche da parte sua comunque. Allora, a parte questo, all'interno c'era questo bigliettino che io, vabbè, non vi leggerò ovviamente, un bigliettino che terrò per me, molto carino, con questi cuoricini che hanno anche il colore, devo dire, delle mie unghie attualmente. E poi dentro mi ha scritto il suo pensiero, insomma, queste cose che ho apprezzato comunque molto. E allora, questo qua, poi vi faccio vedere. Vediamo un po'. Allora, lei mi ha inviato innanzitutto il kit. Uno doveva scegliere, il giochino era anche che uno doveva mettergli il link praticamente del video tutorial che è piaciuto di più, appunto eseguito da lei. E a me, io avevo messo come tutorial preferito un tutorial di alcuni orecchini che ho adorato da subito. E che si chiamavano appunto Puro Amore, e lei mi ha inviato gentilmente proprio il kit. Io li adoro, questi orecchini sono sul bianco e argento, non so se vedete come colore, sì. E poi li realizzerò, adesso non ho ancora avuto il tempo, mi è arrivato qualche giorno fa effettivamente già il suo pacchetto, ma sono settimane un po' di fuoco, quindi non ho avuto ancora il tempo di mettermi lì e di realizzarli, anche perché avevo già degli altri orecchini in ballo e un ciondolo che in realtà volevo realizzare, quindi sono al momento lì in stand-by per forza di cose, insomma. Il kit è questo, comunque, come vi ho fatto vedere, tutto in bianco argento. Scusate, ma se io cambiassi la postazione, anche se non cedi cavalletto, non mi. Oh sì, io la videocamera la odio, cioè non ci troviamo, non capisco. Ok, sì, va bene, adesso ci siamo. Allora, poi, a parte questo, mi ha inviato un po' di cosucce, che sono queste. Eh sì, vabbè, la parte giusta è questa. Avanti, retro. Poi, un po' di coppette colore argento, poi un po' di monachelle che fanno sempre comodo, io poi ne utilizzo davvero tante sul colore argento in pratica. Poi questa è minuteria, questi anellini, poi queste altre coppette che sono in realtà, forse una è diversa da tutte le altre. Ah no! Ci sono tutte e due, anzi no, di più, si sono inserite tutte all'interno di quelle più grandi, quindi non le vedevo neanch'io. Comunque sono due tipologie diverse di coppette in questo caso. Qua sono invece coppette un po' più grandi, vedete, differenti appunto. E
Eccole qua. Queste invece sono lisce. Vedete? Poi questo che è un nastro di organza nero, 10 mm appunto. Oh, scusate, ve l'ho messo al contrario. Ok, adesso è corretto. Molto utile, devo dire. Io lo utilizzo tante volte anche per fare le collane, nel senso magari metto una coda di topo e poi ci metto vicino un nastrino d'organza, perché secondo me è molto fine come abbinamento. Quindi assolutamente utilissimo. Poi un po' di Rockaille. No, adesso ho sparato una cavolata. No, sono Rockaille. 110, mi sa. Adesso non so se è Conteria o sono proprio Miyuki, non ne ho idea. Queste qui che sono di due colori diversi, questi però mi sembrano, sì, tu, mi sembrano Delica, dei miei colori preferiti, infatti io adoro il viola, il lilla, quindi stanno benissime, sono felicissima di averle. Poi questi che sono due tipologie in realtà. Uno sono delle perline molto grosse, non so se le potete vedere, eccole qua, non so che misura siano. E le altre penso siano le... Oh signore, no, non ve lo dico perché mi impappinerei, non so il nome, non me lo ricordo più, l'ho in mente ma non me lo ricordo più. A chi venisse in mente, se me lo scrive gentilmente sotto il video, mi farebbe un gran favore. Non so se si vedono, ma porca vacca, sono comunque stile goccia, tipo stile goccia. Poi mi ha inviato questi cammè che sono realizzati con la colla a caldo, ve li faccio vedere uno per uno. Lei me ne ha mandati due verdi e due sul dorato bronzo, forse, un colore del genere. Aspettatene, adesso la faccio capottata, no? Eccole qua, non so se le vedete la differenza. Allora, questo qua è sul bronzo dorato, questo qua è sul verde invece. Che appunto c'è la donna, proprio il viso da donna, no? Con capelli, la collana si vede anche molto bene, quindi assolutamente carinissimi. Per di più non li avevo mai avuti. Realizzati con la caldo, non saprei neanche come farli, sinceramente. Sapete che io li realizzo generalmente con la pasta polimerica. Poi al momento ne ho realizzati pochi proprio realizzati da me, non cammè in questo caso, ma cabochon. Più avanti penso di realizzarne qualcuno in più. Adesso vedo quando riesco ad avere un filo di tempo in più. Allora, e poi questi qui che appena li ho visti sono rimasta non innamorata di più, cioè li amo tantissimo, davvero davvero tanti. Lei gentilmente me li ha messi nella plurivola anche perché essendo così delicati si potevano sicuramente rompere visto come vengono trattate comunque le buste, no, dalla posta. Guardate un po', allora innanzitutto sacchettino d'organza lilla, quindi è stata molto attenta ai dettagli, quindi anche sapendo i colori che io adoro è stata attentissima a questo. Ecco, mamma, eccoli qua. E poi dentro c'erano questi tre cabochon che ha realizzato lei in pasta polimerica. Guardate che belli, sono stupendi, davvero davvero stupendi. Guardate, queste stelline, non so se le vedete anche di lato, vedete, sono un po' in rilievo, eh sì, vai da un'altra parte, un po' in rilievo con delle perle vicino, piccoline, che sono quelle che si utilizzano generalmente per la pasta polimerica, che sono in colore argento. Adesso volevo farvele vedere più da vicino, non so se, sì, forse si vede qualcosa in più. Questo che è un po' sul rosso direi, no, neanche un fucsia. E poi due sul lilla viola che io adoro entrambi. Guardate che bello, meraviglioso proprio. Anche questo qua, vedete? È un po' in rilievo, cioè sono stupendi, davvero li adoro totalmente questi. E anche questo, guardate che roba, bellissimi. Devo dire che mi è piaciuto tutto, ma la cosa che mi ha davvero colpita di più, forse perché è la cosa che in realtà da sempre io amo particolarmente, sono questi cabochon in pasta polimerica, perché davvero sono uno spettacolo, cioè non
una perfezione, ma anche non solamente perfezione, ma li ha personalizzati proprio, sono ognuno diverso dall'altro e hanno come se avessero proprio una personalità loro, come se raccontassero quasi una storia, no? Non so spiegarvi. Chiama le cose fatte a mano, chiama le cose realizzate, a mio avviso, soprattutto con pasta polimerica, argilla, dove puoi creare da un semplice materiale tutto ciò che vuoi, o quasi comunque, utilizzando la fantasia e la voglia di fare, puoi creare davvero delle cose spettacolari e che raccontano davvero una storia, secondo me, raccontano davvero te stessa, insomma. Quindi davvero li ho apprezzati tantissimo, non so dirti quanto davvero. E qua li rimetto. Allora, e li rimetto qui dentro perché ho sempre paura di che succeda qualcosa che non vorrei mai. Allora, il video è finito. Questo appunto è il pacchettino che mi ha gentilmente inviato Federica, che la ringrazio tantissimo. Le mando un bacione enorme innanzitutto per la possibilità comunque che ci ha dato a tutti in egual modo. E sottolineo in egual modo. Chi ha seguito lo capirà. E sono contenta sinceramente di aver vinto io, ma non per altro, vinto una parola magari giusta da una parte, ma brutta sotto alcuni aspetti, nel senso che io apprezzo sempre il fatto di poter vincere perché mi arriva qualcosa della persona stessa, quindi non solamente una creazione in sé, non solamente del materiale, ecco, ma qualcosa della persona stessa, quindi per questo anche io ho apprezzato forse molto di più i suoi cabochons e i cammei che cabochon perché son fatti da lei, no? Quindi per me è una cosa molto importante perché ho la possibilità di avere in mano un qualcosa che ha creato un'altra persona, quindi boh, non so, a me piace tantissimo, secondo me è una cosa bellissima. E quindi niente, sono contenta. Grazie ancora Federica e a presto con un nuovo video. Ciao ciao, un bacione!